¿Qué es eso, no? La han pasado la Pérez. Voy a hacer un poquito de acción. Bellissima. Questo è solo per darti un assaggio di come sarà la nostra vita matrimoniale. No, questo è solo per convincermi a firmare il tuo contratto prematrimoniale. No. No, è solo per farti capire che voglio trattarti come una regina. Ah sì, allora tu sarai il mio re. Il tuo re, il tuo schiavo, a seconda di come vorrei. Che dubbio amletico. Peccato che adesso ho un sacco di cose da fare. Devo andare in centro. Devo andare a provare l'abito. Devo fare altri giri di lavoro. Ah, e poi se non ti dispiace volevo portare il tuo contratto a far leggere ai miei avvocati. Prima di firmarlo. Vabbè, certo, mi sembra normale. Tu cosa fai? Un paio di appuntamenti in ufficio. Uno con Anita. Anita? Ha deciso di tornare a lavorare al centro di Trinia. Alle mie condizioni. Eh beh, allora hai proprio vinto, eh? Su tutti i fronti. Già. Perché ne dubitavi? Beatrice. Oh, scusa, ho lasciato la chiave dentro. Vieni, accomodati. Ciao. Benedetta, è già a scuola? Sì, l'ha accompagnata Sofì. Ho fatto il caffè, ne vuoi un po'? Grazie, l'ho già preso. Paolo non è rientrato, però. L'ho aspettato in piedi fino a tardi, ma non si è visto. Io non so più cosa pensare. Non si presenta al lavoro, non mi parla, è sempre più intrattabile. Ieri. L'ho visto con un tipaccio qui sotto che litigava, proprio sotto casa. Mi sembra di essere tornato indietro di 10 anni. Ma dove può essere finito? Non è che si sarà cacciato qualche guaio. Forse la cosa è molto più semplice di quello che pensiamo. Cosa dici? Forse sai dov'è? Lascia fare a me. Non ti preoccupare, Ugo. Quando lo trovo ti chiamo. Ma dove vai? Da una persona di nostra conoscenza. E sono sicura di trovarci. Grazie Sabrina. Scusa per... Tranquillamente...